Sindaco, lei ha rivolto un appello a tutti i primi cittadini del comprensorio vastese per intraprendere un'azione comune per il rilancio del territorio in vista di questa fase 2. Il principio dell'unità, dell'essere uniti oltre ogni steccato politico e oltre ogni spirito di appartenenza, perché alla fine anche questa emergenza ha dimostrato come i sindaci siano i primi percettori dei sentimenti, delle esigenze, delle istanze dei cittadini e forse anche quelli in grado di percepire meglio le soluzioni. Se stiamo insieme riusciamo a mettere in campo energie, idee, soluzioni che servono per ripartire. Intanto c'è preoccupazione per la parte strettamente sanitaria. C'è forte preoccupazione per quello che può accadere da un punto di vista economico-sociale e ahimè in questo momento ciò che grava ancora di più su tutti quanti noi è l'incertezza. Non si sa se si riapre, non si sa quando si riapre, non si sa che fine farà l'economia turistica, non si sa i balneatori cosa dovranno fare per poter consentire l'accesso al mare in sicurezza, per cui in questo momento l'incognita, l'incertezza è quella che grava ancora di più su tutto e quindi è necessario cominciare a trovare una strategia di uscita che ci possa permettere a noi di dare delle certezze. Sotto l'aspetto prettamente sanitario, qual è ad oggi invece la situazione di San Salvo? Noi siamo fermi a 11 casi Covid, è chiaro che i casi potevano essere anche molti di più, quindi è chiaro che nella prima settimana i miei timori erano legati alla diffusione del contagio. Devo dire che ad oggi il mio pensiero va soprattutto alla famiglia del signore morto, a coloro che stanno ancora combattendo con la malattia. C'è anche una bella notizia in questo periodo sicuramente non facile, perché questa mattina in comune verrà celebrato un matrimonio. Sì, una coppia di sposi che non hanno inteso aspettare il sì, non hanno inteso aspettare la riapertura e la possibilità di celebrare liberamente cerimonie e abbiamo cercato di accontentarli sempre in sicurezza. In fondo non potevamo essere certo noi ad ostacolare la loro felicità.